sono Martina e benvenuti in questo nuovo video! Oggi sono qui per farvi il Pokémon Book Tag, quindi non ore di Ash, ho il cappello al contrario, anche se in realtà ci sto veramente male, quindi non fatemelo notare, ma volevo soltanto pokemonizzarmi un po' di più. Questo è un video in cui sono stata taggata da Alice Love Books, di cui vi lascio il link del video qui sulla i e anche nell'info box. E quindi niente, io sono veramente entusiasta di fare questo tag perché ero un amante dei Pokémon. All'elementario ho avuto il trauma di essere l'unica ragazza, bambina, ad avere lo zaino dei Pokémon e quindi mi prendevano in giro perché ero un maschiaccio, ma io li adoravo. Nessuno capiva la mia ambizione di diventare un allenatore di Pokémon e di avere una palestra tutta per me, però non si è mai realizzata. Io volevo veramente un Pikachu. Questo tag si compone di non so bene quante domande, quindi lo scoprirete solo vivendo. Le domande sono scritte nell'info box e chiunque voglia rifarlo può rifarlo. E niente, adesso incomincio con il video. Metapod, un libro semplice ma efficace. Io ho scelto, a proposito di lei, di Banana Yoshimoto, che è un libro bellissimo, dolcissimo, molto semplice. In realtà la trama non è niente di chissà cosa, è semplicemente la ricostruzione delle vicende familiari di una ragazza che non ha proprio una bella vicenda familiare, ma è veramente molto efficace, crea veramente molti spunti di riflessione ed è semplice anche perché le pagine sono veramente poche, ma la Yoshimoto riesce sempre a condensare tutto ciò che ha da dire, tutte le sue idee fantastiche in pochissime pagine, con uno stile di scrittura veramente accattivante, avvincente, bellissimo, trasognato, onirico. Io adoro questo libro, mi piace tantissimo la Yoshimoto e quindi per me non c'è niente di più efficace che un suo libro e quindi ho scelto A proposito di lei di Yoshimoto. Bidoff, un libro che personalmente odi. Io ho scelto l'unico libro che non sono mai riuscita ad apprezzare, che è La solitudine dei numeri primi di Paolo Giordano, e non è che io odio questo titolo, semplicemente non sono riuscita ad apprezzarlo, e siccome sono troppo buona e non riesco a trovare un titolo che odio, metto questo. Garbador, un libro che pensavi non ti sarebbe piaciuto per la copertina, ma alla fine hai gradito. Di libri con la copertina brutta io ne ho veramente tanti, ma il problema è che non ho ancora letto quei libri con la copertina brutta, perché appunto penso che non possano piacermi. Ma alla fine ne ho scelto uno che la copertina, insomma, non è tutto questo splendore e che alla fine mi è garbato. Sto parlando del Barone Rampante di Italo Calvino, che ha come copertina un'opera di arte moderna di, aspetta ve lo leggo perché non me lo ricordo, di Fausto Melotti, che si chiama Contrappunto Libero, che ecco, io non credo abbia molto senso, o forse non credo sia molto connessa con il libro, ma può darsi che ci sia una stretta connessione che io adesso non so cogliere, però alla fine ecco, per dirvi, non mi piace la copertina ma alla fine il libro mi è piaciuto. Poi se siete esperti di arte e mi spiegate perché questa copertina con questo titolo, mi fate un favore. Charizard, un libro con un impetuoso protagonista. Io ho scelto Divergent di Veronica Root, sia perché c'è il fuoco qui in copertina e mi ricorda Charizard, sia perché secondo me Triss è veramente impetuosa, il che non è sempre un pregio. È impetuosa nel senso che fa le cose con impeto, con vigore, ma anche certe volte senza ragionarci su, quindi secondo me è un personaggio impetuoso e dovevo mettere questo titolo perché era tanto che non lo citavo, quindi sentivo il bisogno di inserire Divergent e quindi Triss sei un personaggio impetuoso da adesso in poi. Ma voi non la vedete, c'è una pila di libri qui davanti a me che è altissima, cioè se cade faccio un macello. Squirtle, scegli un libro adorabile. Oh, squito. Più adorabile di Mattia Malzieu, il bacio più breve della storia. Più adorabile di Mattia Malzieu, il bacio più breve della storia. Non mi è ancora capitato di leggere nessun libro. Forse qualche libro della Moyes, però niente, non ve la cito perché ormai ho preso questo. Questo libro è adorabile soprattutto per il suo modo di scrittura. No, per il modo in cui è scritto, è adorabile. Oh mio Dio, questo titolo si mangia come un gelato e la similitudine non c'entra niente, però rende l'adorabilezza di questo titolo che è veramente carino, è proprio bello, è adorabile, ecco, non c'è parola migliore per descrivere questo libro se non adorabile. Pikachu, scegli un libro molto diffuso che adori. Ora qui ero molto combattuta, volevo scegliere qualche classico, però, che dire, alla fine io metto sempre i classici nelle domande che mi chiedono scegli un libro famoso, scegli un libro conosciuto e cose del genere, quindi alla fine ho messo uno di quei fantasy che va di moda adesso,
perché sì, è molto diffuso, io l'adoro. Sto parlando di Shadowhunters, in questo caso io ho preso la saga delle origini perché secondo me è molto più bella di la prima, di The Mortal Instruments, e è conosciuta e quindi a me piace, quindi cala a pennello e quindi va bene per questa domanda. Jigglypuff, scegli un personaggio semplice che non potrai aiutare ma che ami ugualmente. Non ho ben capito cosa significa che non potrai aiutare, ma comunque io ho scelto un personaggio di una saga famosissima. Sto parlando ovviamente della saga di Harry Potter e il personaggio in questione è Ron Weasley. Ora, Ron, lo so, poi diventa uno strafigo, un combattente, uno yo yeah wow, mi sta cadendo il libro, ma comunque all'inizio della saga ecco, è un po' uno sfigatello che non sa fare niente. Più o meno per i primi libri Ron è debole e io amo ugualmente Ron, però ecco, è debole, io non potrei mai aiutarlo. Pilpup o Pilpup, un libro che è sottovalutato. Chi non muore si rivede e quindi è tornato Gridare Amore dal centro del mondo di Kyoichi Katayama, che è un libro che secondo me è sottovalutatissimo, è bello, è dolce, è romantico, è molto profondo come libro, però ecco, oltre me non ho mai incontrato nessuno che abbia letto questo titolo. E quindi io penso sia veramente sottovalutato perché merita molto di più, però non è conosciuto. E quindi ora ve lo faccio conoscere io! Roserade, un libro che ti ha completamente ossessionato e che non riesci a smettere di leggere. Cito qui l'unico libro che ho riletto almeno 4-5 volte, che mi ha ossessionato, di cui sono completamente innamorata, e sto parlando di Romeo e Giulietta di Shakespeare. Cioè, per me questo libro è il libro. Lo so, tutto quello che volete, la storia è reale, ok, sono felice, però a me piace troppo, oddio Romeo. Quando sono andata alla casa di Giulietta ho pianto in mezzo alla piazza per la citazione che c'era scritta sotto il balcone. Io non lo so, sto veramente fuori per Romeo e Giulietta e quindi io non posso non citarvelo. Io adoro, 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 mi ha ossessionato, lo rileggerei mille volte, già l'ho detto e quindi... Ed infine Psyduck, un libro che ti ha confuso e sul quale ti puoi delle domande. Questa domanda secondo me richiede come risposta tutti i libri classici di questo mondo, perché se sono classici hanno qualcosa su cui far riflettere, se no non diventerebbero dei classici. Vi porto La giornata di uno scrutatore di Italo Calvino. Questo libro in particolare mi ha intrippato il cervello perché non riesco a capire dove vuole andare a parare, soprattutto perché il protagonista Amerigo si fa veramente, veramente, veramente dei problemi esistenziali che alla fine ti trasmette. E quindi io non posso non citarvelo e quindi niente, La giornata di uno scrutatore di Italo Calvino è uno Psyduck. Sei uno Psyduck, maledetto! E così. In ogni caso, il video è finito, io vi rimando ad un prossimo video e ciao!